Ben ritrovati, prima di chiacchierare col prossimo ospite, guardiamo questo spot. A mamma e papà basta uno sguardo per capire che il loro piccolo non sta bene, ha la febbre, e stasera devono scegliere se dargli una medicina o qualcosa da mangiare. Per chi è povero, anche la salute è un lusso. Banco Farmaceutico raccoglie farmaci per donarli a 2000 enti e associazioni che aiutano chi da solo non ce la fa, perché nessuno debba più scegliere se mangiare o curarsi. Dal 6 al 12 febbraio vieni in farmacia e dona un farmaco per chi ha bisogno. Siamo in collegamento col dottor Carlo Del Prete, segretario dell'Ordine dei Farmacisti di Bari BAT. Buongiorno dottore e grazie. Buongiorno, buongiorno a voi. 350 farmacie pugliesi, 65 lucane, al via la giornata di raccolta del farmaco che proseguirà fino al 12 febbraio. Ci spieghi, dottore, qual è il senso e la finalità di questa bella iniziativa? Allora, questa bella iniziativa che ha raggiunto la sua 24ª edizione ha il senso di sollevare quelle persone indigenti che non hanno la possibilità di curarsi e a volte sono costrette a scegliere fra la cura e l'alimentazione. Quindi, noi come professionisti siamo vicini durante tutto l'anno a queste situazioni e aderiamo con grande piacere a questa iniziativa che ha proprio la finalità di sollevare queste persone. Quest'anno la 24ª edizione appunto cercherà di raggiungere di superare i suoi limiti che lo scorso anno hanno portato a 330 adesioni nella provincia di Bari, anzi nella Puglia, e la raccolta di 38.000 farmaci, pezzi di farmaci. Abbiamo aiutato 100, diciamo 120 enti benefici che devo dire hanno un plus, che sono sul territorio, per cui questa attività benefica che viene diciamo fatta da chiunque, entrando in farmacia e acquistando un farmaco senza obbligo di ricetta medica, può toccare subito e immediatamente quello che viene fatto, perché questi enti insistono sul territorio e dopo pochi giorni hanno diciamo, queste attività benefiche e possono dare subito soluzioni ai problemi di queste persone che hanno difficoltà appunto nel curarsi. Quindi, dottore, non c'è spreco nella raccolta del farmaco perché ogni farmacia è legata a un ente territoriale, a un'associazione, quindi si dona ciò di cui c'è necessità. Assolutamente sì, perché il banco farmaceutico fa una ricerca e vede quelle che sono le necessità più urgenti, i farmaci più richiesti, e quindi di conseguenza ci dà un elenco di prodotti da consigliare per appunto andare a risolvere le problematiche più importanti e più necessarie e impellenti di queste persone. Per cui, insomma, noi come farmacie siamo pronti, invitiamo tutti a condividere questa attività benefica, perché ecco, da soli si può fare molta strada, ma tutti insieme, aiutando i più deboli, sicuramente si riesce ad avere anche un beneficio personale dal punto di vista proprio emotivo, direi. Umano.